pare, ha costruito la sua fortuna. Proprio nel giorno in cui Al Gore ritira il Nobel per la pace, ottenuto con i documentari una scomoda verità, emerge la verità piuttosto imbarazzante per lui. Salvare il mondo dal disastro ambientale gli ha costato 75 milioni di euro. Non bastavano gli sbaglioni contenuti nelle sue denunce, i consumi della villa che da sola sporca per un intero villaggio. Ora che fanno i danni, scoppia di Al Gore con le tragedie dell'ambiente ci guadagna. Un discorso come questo incassa circa 127 mila euro e ne viene 150 l'anno. Per il suo prossimo libro ha ottenuto 6 milioni di euro d'anticipo. Il suo portavoce precisa, una parte dei guadagni finisce in beneficenza. A chi? All'Alleanza per la protezione del clima, presidente Al Gore. Però rispetto a Don Sante che ha appena messo in TV la sua paternità, ma fatto sta che i pulpiti del nord-est sono sempre tutti bollenti. Da che pulpito viene la predica, verrebbe da dire, perché ormai non passa giorno senza che un sacerdote sia costretto a rassicurare i fedeli sulla sua vita lontana dall'altare, insomma, a dire di essere un novello Don Sante. Don Sante, tu sei o no il papà di questo bambino? Sì, io sono il papà di Rocco. Proprio mentre prima un avvocato contestava con la domenica al punto del suo peccato, Don Renato, parroco di Storio, Trentino, sentiva il dovere di smentire i medici pettegolezzi sul suo conto. Sono amante, ha detto il parrocchiale alla fine della messa, andate in pace. Più o meno le stesse parole usate da Don Marco una settimana fa, durante l'omelia della chiesa di Eri.